Sherlock. Sherlock. Non c'è niente che non vada in me, sono stato chiaro! Vuoi che te lo dimostri, John? Stiamo cercando un cane, un grosso cane. Ecco la tua teoria. Shechel Shen, bene, eccellente. Da dove cominciamo? Che ne dici di loro? La vedova inconsolabile e il figlio pescatore disoccupato. La risposta è sì. Hanno un West Highland Terrier di nome Whiskey. Non è quello che cerchiamo. Sherlock, per l'amor del cielo. Il maglione che lui indossa è seminuovo. È chiaro che non gli piace, forse per la lana o per il pessimo disegno. Sicuramente deve essere stato un regalo di Natale. Quindi vuole ingraziarsi la madre, forse per il denaro. L'ha invitata a cena, ma lui mangia poco. Significa che vuole impressionarla, ma cerca di fare economia mangiando di meno. Magari non ha appetito. No, il suo piatto è d'antipasto. Praticamente lo ha leccato. Lei ha già finito il dolce. Se lo avesse invitato lei, lui avrebbe mangiato di più. Se la passa male, si capisce dallo stato dei polsini e delle scarpe. Come sai che è sua madre? Chi altri gli farebbe un regalo del genere? Una vecchia zia, ma è più probabile la madre. È un pescatore. Le cicatrici sulle mani sono state chiaramente provocate dagli ami. Sono vecchie, quindi significa che non lavora da molto tempo. La pesca qui non si pratica. È venuto a trovare la madre per chiederle aiuto. È vedova? Sì, ovviamente. Ha una fede da uomo al collo. È del marito. È troppo grande per essere sua. È ben vestita, ma i gioielli valgono poco. Potrebbe permettersi di meglio, ma sono ricordi di famiglia. Ora, il cane. I peli sulle gambe dimostrano che è molto affettuoso. Ma i peli non vanno oltre il ginocchio, quindi è di piccola taglia. Un terrier. Un West Highland Terrier di nome Whiskey. Come fai a saperlo, Sherlock? Perché era sul nostro treno e ha pronunciato quel nome. E non è parare, ma ascoltare. Io uso i miei sensi, al contrario di altre persone. E come vedi, sto bene. Non sono mai stato meglio, quindi adesso lasciami in pace. Sì, va bene. Va bene. E perché dovresti ascoltarmi? Sono solo un tuo amico. Io non ho amici, no. Come mai?